L'aggettivo che mi descrive meglio è sicuramente la testardaggine. Molte persone potrebbero vederlo come un lato negativo del mio carattere, ma a me piace associarlo alla determinazione. Sono una persona che continua a provare, sperimentare e mi fermo solamente quando raggiungo i miei obiettivi. Sto svolgendo un tirocinio nel laboratorio di farmacologia dell'Università di Verona e durerà circa un anno. Quello che facciamo è studiare le colture cellulari cerebrali, in particolare quelle tridimensionali, che sono anche chiamate organoidi. L'uso degli organoidi si sta diffondendo sempre più perché ci permettono di anticipare come l'organo del paziente potrà reagire a un possibile trattamento, però ci permettono anche di ridurre quella che è la sperimentazione animale. La materia che mi ha entusiasmato di più fino ad ora è stata Molecular Pharmacology. È una materia che esplora i principi molecolari dei farmaci e come questi agiscono nel nostro organismo. Mi piace pensare che tutto quello che sto studiando non è semplicemente una tecnica di laboratorio, ma è qualcosa che in futuro potrà aiutare e salvare la vita di un paziente. Ho sempre avuto il bisogno di sentirmi accolta, stimolata e compresa, e sicuramente avere qualcuno che fa il tifo per me, come la Fondazione Dompé, mi fa avere una maggior fiducia nelle mie capacità e mi stimola a migliorarmi continuamente. Le mie passioni al di fuori del laboratorio sono principalmente due: la musica e la cucina. Suono la chitarra da più di 10 anni e ho sempre trovato la musica un modo per evadere dalla realtà e affrontare tutte quelle che sono le situazioni negative. La cucina invece è una passione che condivido con mio fratello da quando sono piccola e penso che non ci sia modo migliore di esprimere amore e affetto alle persone care se non quello di cucinare per loro. La mia fonte di ispirazione è mia nonna Giuliana. È una donna instancabile e davvero paziente. Dicono che la calma sia la virtù dei forti e lei rappresenta totalmente questo proverbio. Quando mi sono messa a compilare la domanda per ottenere la borsa di studio della Fondazione Dompé, inizialmente ho esitato perché pensavo di non avere molte possibilità di successo. Poi ho cambiato il mindset e ho abbracciato la frase "If you never try, you will never know", anche perché i miei genitori mi hanno sempre insegnato a cogliere ogni opportunità. Quindi eccomi qui, qualche mese dopo aver ricevuto la borsa di studio, con una maggior consapevolezza di me stessa e di ciò a cui posso arrivare.